Grazie a questo progetto il nostro obiettivo è quello di valorizzare le figure professionali che lavorano all'interno del cimitero di Staglieno, sicuramente la figura dell'artigiano marmista e la figura del restauratore. E questo progetto può essere molto utile per cercare di recuperare alcune tecniche di lavorazione che con gli anni si sono un po' perse, ma che sono assolutamente attuali e utili soprattutto all'interno, eseguite all'interno di un cimitero monumentale come quello di Staglieno. Ci sono ad esempio le tecniche di incisione e di decorazione a mano che sono fondamentali per poter riuscire a riproporre delle aggiunte epigrafi, dei tipi di lavorazioni più simili possibili a quelli già esistenti. Questa è una tecnica che col tempo si sta andando a perdere, che ci sono tantissimi ragazzi che hanno iniziato adesso a lavorare nelle aziende artigianali che non hanno e devono acquisire questo tipo di competenza. Credo quindi che l'apertura di questo laboratorio possa in qualche modo contenere un tipo di lavorazione di questo tipo per riuscire a non perdere quelli che sono quello che è il modo di lavorare che ci ha accompagnato in un secolo di attività all'interno del cimitero di Staglieno.